Un'iniziativa che ha a che fare con le donne, con l'università, con la parità in un certo senso, non solo tra sessi ma anche tra ceti. Do subito il buongiorno alla nostra ospite, Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Esatto, come diceva pochi istanti fa Barbara, parliamo di parità soprattutto anche nell'ambito e di possibilità nell'ambito lavorativo, perché con il progetto Brave Woman Awards avete deciso di essere accanto a delle studentesse che vogliono intraprendere un percorso nella carriera, insomma, imprenditoriale. In che modo si articola questo progetto? So che avete stanziato anche delle borse di studio. Sì, la Fondazione OTB, che è legata al gruppo OTB di Renzo Rosso, è da sempre vicina ai giovani, in particolare alle donne. E da qui, vedendo la carenza di donne in posti apicali, sia nell'ambito amministrativo, cioè parliamo di politica, che in aziende importanti, cioè che fanno la differenza in Italia o che prendono decisioni importanti in Italia, si è deciso appunto di istituire queste borse di studio. Sono 10 e sono 4 master, i più importanti che abbiamo in Italia in lingua inglese, e sono dedicate a studentesse del triennio, quindi delle magistrali di università statali, le quali non hanno disponibilità economiche, quindi che non potrebbero avere accesso a questa università qui, in cui noi paghiamo sia l'università sia poi anche vitto e alloggio nel caso in cui avessero bisogno per vivere a Milano. Questo è importante perché sono l'università Bocconi, giusto? Solo l'Università Bocconi, abbiamo scelto la Bocconi perché questi 4 master sono i master, diciamo, più importanti, sono 2 dedicati proprio alla pubblica amministrazione, e in Italia ne abbiamo tanto bisogno di avere persone molto competenti in quest'ambito, e 2 nell'ambito di aziendale, quindi per poter gestire le aziende nel miglior modo possibile, sia tutto quello che riguarda nei temi di sostenibilità e di innovazione, cose di cui abbiamo molto bisogno in Italia. Ecco, come si fa ad accedere? Ci sarà un bando, una specie di concorso per accedere a queste borse di studio? Assolutamente sì, trovate tutto nel nostro sito, che è otbfoundation.org, oppure attraverso i nostri canali social, quindi Instagram e Facebook. Si dovrà fare un'application che è appunto legata alla Bocconi. Una volta superata l'application della Bocconi, ci sarà un incontro con un nostro team di OTB, il quale valuterà le candidate per poter scegliere quali sono le 10 che noi riteniamo siano meritevoli, perché stiamo cercando donne sia molto capaci, quindi con voti alti a scuola, ma anche abbiano certe caratteristiche di leadership e di capacità di fare un po' la differenza, ecco. Sì. Noi chiederemo anche alle ragazze che incontriamo e che accetteranno le nostre borse studio di fare un accordo con noi in cui a loro volta un domani, quando avranno posto di lavoro, e veramente facendo questi master è al 100% garantito che avranno posti di lavoro anche in posti molto importanti, dovranno a loro volta istituire una borsa studio, in modo che questo progetto diventi virtuoso, quindi a donne che aiutano altre donne. Per noi questo è molto importante, quindi faremo una sorta di mentoring durante il corso di studio ma anche quando entreranno nel mondo del lavoro. Arianna, io so che la OTB Foundation, ci siamo già sentiti, è molto impegnata anche in Afghanistan, dove tra l'altro, insomma, la situazione adesso, abbiamo smesso di parlarne ormai da qualche mese perché ci sono tanti scenari purtroppo instabili nel mondo. Com'è la situazione adesso nel paese? Grazie che mi dai l'opportunità di parlarne ancora, perché i riflettori non devono essere spenti. La situazione è peggiorata rispetto ad agosto di quest'anno, la povertà è estrema ed è generata soprattutto dalla paralisi economica che c'è. Consideriamo che non ci sono più soldi, rapporti con l'esterno, per cui la maggior parte delle aziende sono bloccate, gli stipendi non vengono quindi pagati, soldi non ce ne sono, e siamo arrivati a situazioni in cui ci sono le famiglie che sono costrette a scelte estreme, come quelle di vendere un figlio per poter sfamare gli altri figli, cose assurde ma che stanno avvenendo. La Fondazione OTB insieme a UNHCR assiste le famiglie economicamente affinché possano sopravvivere a questo terribile inverno, che poi questo è il periodo peggiore dell'anno, per evitare che compiano questi gesti estremi. La situazione è terribile, è tornato il fenomeno delle spose bambine, è incredibile. Assurdo. Ci sono donne che donano un rene pur di non vendere il bambino, e poi quando hanno già donato il rene, è toccante la cosa,
arrivano a vendere il figlio. Quindi noi, cercando proprio di pagare queste famiglie, cerchiamo di far passare almeno l'inverno, ecco, che la situazione peggiora questo periodo qui. Ti prego, Arianna, usciamo da questo argomento. Abbiamo fatto benissimo a parlarne, ma mi viene la pelle d'oca. Ti riporto, abbiamo ancora un minuto, sul discorso università, perché forse in Afghanistan stanno riaprendo le università anche alle donne, però c'è il problema di andare fisicamente in università, e voi vi state attivando anche per quello con i taxi rosa. Sì, noi abbiamo avviato questo progetto che si chiama 9 Onlus, in cui abbiamo avviato 8 pulmini guidati dalle donne per le donne, perché sapete che lì le donne non possono salire negli autobus, prendere motorino, niente. Purtroppo questo progetto ci è stato bloccato prima dell'inizio della pandemia, dove abbiamo però convertito questi minivan a fare una sorta di ambulanze per portare alimenti e le donne in ospedale. Adesso stiamo aiutando portando alimenti a casa oppure banalmente la legna per riscaldare gli ambienti. Certo. È vero che stanno parlando di avvicinare le donne per poterle portare a studiare ancora. E questo è importante. È molto lenta la cosa, è molto lenta. Noi ci siamo ancora lì, stiamo dando una mano dove si può, come si può, ma diciamo che siamo sulle emergenze per adesso. Sempre, sempre. E fate un lavoro ottimo, noi continueremo sicuramente a parlarne, perché hai detto bene, Arianna, i riflettori non si devono spegnere, specialmente in Afghanistan. Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation, in bocca al lupo allora per le vostre iniziative, a presto. Grazie a voi, grazie a voi.